Manfredonia ripartirà da Franco Cinque allenatore, Livio Scuotto direttore sportivo ed Antonio Varrasso direttore generale? Risponde uno dei diretti interessati. Abbiamo avuto degli incontri con il patron la scorsa settimana, sia io che il direttore sportivo Livio Scuotto che l'allenatore Franco Cinque, insomma ci siamo incontrati singolarmente, abbiamo fatto una chiacchierata con il genio Adotice, insomma adesso si tratta insomma di qualche giorno di tempo per mettere a punto un po' tutta la situazione. I prossimi giorni dunque potrebbero essere quelli buoni per cominciare ad inserire i primi tasselli nel puzzle della nuova stagione. La società, guidata dal patron Gianni Rotice, intanto sta lavorando su più fronti. Circolano voci anche relative a un forte interessamento al Manfredonia da parte di una cordata turca. Questa voce qua gira, poi insomma ne girano tante di voci, poi bisogna vedere fino alla fine insomma quelle che sono concrete o meno. È chiaro che la società è aperta a tutto, insomma, nel senso che se ci sono nuove società che vogliono investire nel Manfredonia Calcio oppure che vogliono fare da sponsor, insomma, ben vengono, insomma. Però poi bisogna vedere effettivamente dalle voci i fatti concreti, insomma, quello che ci passa in mezzo. Il Manfredonia, nonostante i mille ostacoli che si sono presentati sul cammino, ha tagliato il traguardo della salvezza con i gradi di matricola senza passare dai playout per la prossima stagione. Invece si cercherà di fare di alzare leggermente l'asticella, quindi di fare un campionato quantomeno senz'altro più tranquillo, però con ambizione un po' più in alto, quindi si cercherà di rientrare nella zona playoff, perché lui è ambizioso nella vita, nel suo lavoro, e quindi lo è anche a livello calcistico. I tifosi infine si aspettano per la nuova stagione anche e soprattutto Miramare aperto al pubblico in tutti i settori, tribuna compresa. È arrivato qualche giorno fa dal Comitato Regionale dei Vigili del Fuoco il parere favorevole per quanto riguarda la tribuna centrale. Adesso si sta aspettando l'ultima commissione per il rilascio dell'agibilità totale del Miramare. È questione di giorni, e ci tengo a sottolineare che è la prima volta dopo tantissimi anni che riusciremo ad avere questa agibilità totale, perché è da moltissimi anni che si andava avanti con deroghe.